Salve a tutti ragazzi e ragazze, sono T93 e in quest'oggi andremo a vedere qualcosa di fantascientifico, qualcosa di fantastico, qualcosa di incredibile, almeno per me lo è. Quello che andremo a vedere oggi è un foglio che vi permette di vedere i campi magnetici. Esatto, a cosa serve? A vedere i campi magnetici, sì, ma qual è la sua utilità? Questa la dovete trovare voi. Ad ogni modo, l'oggetto magico è questo. L'ho trovato ovviamente su Amazon, link in descrizione, costo 5... no... costo 15 euro, sì, 15 euro, però una cosa che dovevo assolutamente vedere e poi in caso questa spesa l'ho fatta per voi. E comunque eccolo qua, ma vediamolo assieme come funziona. Ci arriva assieme a un dentro questo coso qua che ha un magnete al suo esterno e il magnete ci proverà subito di provare se funziona o meno. Vedete, questo è il magnete, noi ci appoggiamo sopra il foglio di carta, vedete? Noi possiamo vedere l'orientamento dei vari campi magnetici in questo magnete, che si vede che ha le polarizzazioni inverse molto ravvicinate, non è proprio orientato nord-sud uniformemente. Potete usare anche il foglio al contrario, ma al contrario è opaco e si vede poco. Oppure potete per esempio usarlo sul telefonino per vedere cosa avete di magnetico. Vi ricordate questa? Questa era l'USB magnetica di cui vi ho parlato in un video precedente, link in descrizione, e vediamo, vedete come rileva, vediamo magari quello opaco così si riflette, vedete che rileva proprio il magnete. Oppure anche nella cover, che ha vari sensori magnetici, la cover del telefono, tipo qua, io non avevo idea che ci fosse qualcosa, invece ecco qua. Oppure che vedete, è incredibile. E poi anche qua, a volte anche nelle telecamere o anche sul tablet per esempio, vedete? Ecco che ho portato altri due magneti, questo è uno semplice. Come potete vedere, come prima, sono polarizzati in questa maniera. Vediamo. Se vi interessa questo, anche questo link in descrizione, costa 6 euro, 7 euro. Sembra quasi sia rotto. E invece, questo proviene da un hard disk, e negli hard disk trovate i magneti più potenti, quindi se volete buttare gli hard disk potete ricavarci sempre un buon magnete che può esservi utile per appendere le cose nel frigo, come in questo caso. Adesso lo avvicinerò così di taglio. Mentre il piatto. E niente, questo può essere uno strumento utile a livello didattico, ma anche per livello di curiosità, sì, ricordo che costicchia per quello che è, però se siete persone curiose come me non potete non averne uno. E se siete ancora più bravi riuscirete a trovarne un'utilità. Se avete qualche idea su come poterlo utilizzare in maniera utile, perché non lasciate un commento sotto il video? Spero vi sia piaciuto il video e alla prossima da T93 e come ogni domenica, ecco come questo video, uscirà sempre alle 16. Se riesco faccio uscire anche qualcosa un'altra settimana, ma purtroppo non prometto. A presto! Anzi, a presto!